Bentrovati con lo speciale dedicato alla novena di San Pio da Pietrelcina e quest'oggi vogliamo aprire una finestra sul mondo dei frati minori cappuccini con fratelli di Padre Pio. Oggi qui con me Fra Carlo Maria Laborde, il guardiano del convento di San Giovanni Rotondo. Pace bene, ben trovato. Pace bene, ben trovati a tutti. Sì. Siamo nel mezzo di un importante avvenimento, insomma, che ci accompagnerà alla festa di San Pio. Ecco, questa novena, come la stai vivendo tu e allo stesso tempo come la stanno vivendo anche i tanti pellegrini che vengono qui, perché è, possiamo dire, la prima volta dopo 2 anni. Beh, la stiamo vivendo con molta gioia perché effettivamente dopo la pausa forzata del periodo della pandemia, adesso abbiamo ripreso in pieno, quindi vediamo tanti pellegrini, tanta gente che partecipa volentieri a questa preparazione, alla festa, quindi è un momento di grazia per tutta la comunità. Poi questi predicatori che poi si avvicendano sono sicuramente un arricchimento perché ci aiutano a conoscere meglio la spiritualità di Padre Pio, i suoi esempi, mettono in luce la sua opera, la sua personalità, la sua spiritualità. Quindi sicuramente è un momento molto importante per chi ama Padre Pio e per coloro che si preparano anche spiritualmente, anche da lontano, attraverso la televisione, ecco, alla festa liturgica di San Pio. Ecco, tanti sono i feedback positivi che arrivano anche dai social media. Ricordiamo, avete la possibilità di rivedere tutte le diverse celebrazioni e sui nostri canali Facebook, in modo particolare sul canale del convento, Convento Santuario Padre Pio, o allo stesso tempo anche quello di Padre Pio TV, e poi potete rivedere tutti i diversi filmati, come ad esempio la preghiera, ad esempio Padre Carlo, la preghiera della novena a San Pio, che ormai sono circa 2 anni è diventato un appuntamento fisso con il rettore. Ieri abbiamo visto che c'eri tu, sì, a presiedere questo momento importante, sul nostro canale YouTube Padre Pio TV, dove ritroverete tutti i filmati, tutti i programmi della nostra emittente. Eccolo qui, lo vediamo proprio in questo istante. Proprio per questo, tra tutti questi programmi c'è anche la possibilità che hanno i nostri amici che ci vedono da casa, possono allo stesso tempo, ecco, rivedere le puntate dedicate ai confratelli di Padre Pio. Ecco, attraverso questo filmato che stiamo vedendo sul nostro LED, ci sono diversi frati cappuccini confratelli di Padre Pio che un po' raccontano la storia del santuario. A volte, quando noi ci imbattiamo in una serie di fotografie del santo frate cappuccino, però dobbiamo ricordare il grande sostegno, no? Il grande amore che c'è stato per la sua famiglia, per i suoi confratelli che lo hanno sostenuto nella gioia e a volte anche nel dolore. Certamente hanno condiviso i momenti difficili, drammatici, anche che ha vissuto Padre Pio, e chiaramente sono stati di sostegno per lui, ma anche i momenti ovviamente di gioia. È bello, racconto sempre questo, che Padre Pio amava molto la vita fraterna, voleva stare con i suoi frati, no? Lui avrebbe potuto essere dispensato da tanti momenti di vita fraterna, come era la cena, come erano momenti di preghiera in comune, eccetera. Lui voleva stare con i frati, anche se magari mangiava poco, non mangiava quasi nulla, però voleva essere presente perché voleva stare con i frati. Gli piaceva anche dopo cena o dopo pranzo, soprattutto durante l'estate, trascorrere qualche momento in buona compagnia con i confratelli. Ed era solito dire: se volete bene a me, dovete voler bene ai miei frati, cosa che non sempre avviene. Certo. Invece Padre Pio diceva questo: se veramente mi volete bene, dovete voler bene anche ai miei confratelli, perché lui si sentiva veramente, sentiva che erano la loro famiglia, spirituale, ma si sentiva veramente
Ecco, ho sentito da tanti confratelli che mi hanno raccontato questo, che confratelli che non vivevano qui ma venivano da altri conventi per qualche incombenza, e quando il padre Pio li vedeva era il primo a correre incontro, ad abbracciarli, a dire bello che sei venuto, che, ecco, quanti giorni ti fermi. Era affettuoso con i confratelli, anche con quelli che non appartenevano proprio alla fraternità ma venivano da fuori. Padre Pio era il più affettuoso, il più accogliente di tutti, quindi questo credo che sia molto bello sottolinearlo. Ecco. Ebbene, proprio tra questi frati ci sono un paio di fotografie che riprendono un frate in particolare, un confratello che era compagno, amico, eccolo qui, si chiama Padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, Padre Raffaele da Dario, perché a volte facciamo molta fatica a distinguere Padre Raffaele dall'altro Padre Raffaele, morto, come sappiamo, in concetto di santità. Ecco, Padre Raffaele da Dario, che è stato anche un tuo predecessore, perché è stato qui diversi anni, sì, ed è stato guardiano del convento di San Giovanni Rotondo. Ecco, lo vediamo in questa bella immagine, proprio perché lui oggi ci racconta, lui attraverso il suo manoscritto, perché ha messo su foglio e carta una serie di appunti e di racconti, il suo caro manoscritto, dove ci racconta quello che è accaduto il 19 settembre del 1919. Ascoltiamo. Padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi ebbe nel convento di San Giovanni Rotondo una permanenza di ben 35 anni, dei quali 13 in qualità di superiore, dal 1928 al 1941. Era un religioso solido e forte, divenne entusiasta collaboratore di Padre Pio, delle cui virtù fu profondo e sincero estimatore. Fu suo confessore dal 1926 al 1944 e nell'ultimo periodo della sua esistenza terrena annotò i suoi ricordi in un manoscritto. Su incarico delle autorità ecclesiastiche fu protagonista di un rispettoso interrogatorio nei confronti di Padre Pio sull'origine delle sue stimmate. Finita la Prima Guerra Mondiale, Raffaele tornò in convento. Nel 1919 si diffonde la notizia che Padre Pio aveva ricevuto le stimmate. Volle così incontrare il suo caro amico e si fermò in convento a San Giovanni Rotondo per 4 giorni. Fra Raffaele raccontò che era grande il concorso di fedeli. Padre Pio lo accolse come sempre con entusiasmo e fraternità. La sera del 19 settembre 1919 si confessò da Padre Pio in coro, mentre la comunità era a cena. Dopo anni di guerra e sofferenza, Padre Pio lo rincuorò e gli promise la sua assistenza spirituale, anche perché Fra Raffaele doveva continuare gli studi interrotti dalla Grande Guerra per diventare poi sacerdote. Dormiva in una cella angusta, quasi di fronte alla cella numero 5, la cella di Padre Pio. Verso mezzanotte quel giorno si alzò quasi spaventato. Il corridoio era nell'oscurità. E mentre stava per uscire dalla cella, vide Padre Pio che tornava dal coro, tutto luminoso. Aveva Gesù Bambino tra le braccia. Andava a passi lenti e mormorava piccole preghiere. Passò davanti a lui, raggiante di luce, e non si accorse della sua presenza. Al termine di questa testimonianza, Fra Raffaele scrive che solo alcuni anni dopo venne a conoscenza che quel giorno, il 20 settembre 1919, ricorreva il primo anniversario delle stimmate di Padre Pio. Ecco, questo racconto che arriva direttamente dal manoscritto di Padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, e Padre Gerardo Di Flumeri ha raccolto tante storie, tanti racconti. Ma tu mi dicevi anche un'altra, mi aggiungevi anche altro, sì, a questo. Beh, questo episodio evidentemente non è l'unico episodio riguardante questo amore grandissimo che Padre Pio aveva nei confronti dell'umanità, no? Di Cristo, del suo farsi, ecco, piccolo bambino, l'amore al Natale in fondo. Sono i grandi misteri che anche colpivano il cuore di San Francesco, l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione, grandi misteri
che facevano infiammare il cuore di San Francesco e anche ovviamente di Padre Pio. Riguardo a questo episodio raccontato da Padre Raffaele, io ho sentito anche da un altro confratello un episodio simile o quasi simile, diciamo, che era Padre Vincenzo da Casa Calenda, che era un uomo, non era certamente un esaltato né un credulone, era un uomo molto colto, aveva diverse lauree, sacra scrittura, filosofia, teologia, se non ricordo male, è stato assistente nazionale dell'Ordine Francescano Secolare a Roma, quindi una persona molto preparata, e lui mi raccontò, io ero uno studente, la stessa situazione, che una notte lui dormiva in una di quelle celle vicino alla numero 5 e Padre Pio sentì dei rumori, si affacciò dalla porta verso mezzanotte e vide Padre Pio che tornava dal coro stringendo tra le braccia il bambino Gesù, avvolto in una luce soprannaturale, e lui mi disse, io chiusi la porta e andai a dormire come se niente fosse, perché erano cose che avvenivano, certo, tutti i giorni. Mi ricordo queste parole precise, vivevamo in un clima tale di soprannaturalità che ormai eravamo assuefatti, non ci faceva più specie, per cui ho ripreso a dormire come se niente fosse. E dico, ben beato lei, io non avrei chiuso occhi. Dunque era evidentemente un fatto che avveniva spesso, ma proprio per questo amore. Del resto Padre Pio dice anche nelle sue lettere che dopo quelle notti di battaglie, di combattimento col demonio, in alcune delle lettere dice che il bambino Gesù lo consolava, in altre dice che la Madonna che lo prendeva in braccio, lo deponeva sul letto e lo consolava, in alcune lettere dice che proprio il bambino Gesù che lo consolava. Dunque lui aveva questo rapporto di grande amicizia, amore, confidenza, direi complicità con Gesù bambino, no? Per questo amore immenso che lui aveva per il Natale, per il mistero dell'incarnazione. Prima di parlare, ecco, di entrare in quella che è la festa di domani, la commemorazione delle stimmate, e quindi entreremo proprio nel cuore di quello che è stato un evento importante che ha vissuto Padre Pio e che oggi i frati cappuccini, i suoi confratelli, continuano a commemorare e a vivere, vogliamo, ecco, raccontarvi come nasce questo programma. Ecco, siamo quasi alla primissima puntata, Padre Carlo, quando dobbiamo, ecco, parlare di un confratello, di Padre Pio, di un frate cappuccino, da dove partiamo? A volte si fa riferimento alla famiglia di origine, si fa riferimento soprattutto anche alla famiglia dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Allora, da quest'anno ci darà, sarà il nostro compagno di viaggio, il segretario provinciale, nonché consigliere provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, Fra Matteo Lecce, che dal convento dell'Immacolata, quindi dal suo, tra virgolette, posto di lavoro a servizio della provincia religiosa, insomma, ci racconterà un po' e introdurrà questo momento. Ecco, ci racconterà di alcuni personaggi importanti che hanno avuto modo di interagire proprio con Padre Pio da Pietrelcina, ma allo stesso tempo anche con la stessa provincia religiosa. Ecco, ci colleghiamo direttamente con l'Immacolata e vediamo proprio Fra Matteo, che è proprio dinanzi alla porta della Curia Provinciale. Ciao Fra Matteo. Ciao Francesco, ciao Padre Carlo, un saluto anche a tutti i telespettatori che ci stanno seguendo su Padre Pio TV. Ci troviamo qui nel convento dell'Immacolata di Foggia, e questo è il reparto della Curia Provinciale, siamo al secondo piano dello stabile. Se mi seguite vi faccio vedere un attimo com'è all'interno. Qui abbiamo una zona della segreteria provinciale, poi se mi vuoi seguire vi faccio vedere un attimo la parte più interna. Ecco, qua abbiamo il corridoio dove troviamo questi quadri che rappresentano tutti i ministri provinciali nella storia più recente della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Allora, questa è la sede amministrativa della nostra provincia religiosa, e questo convento è stato costruito verso la fine degli anni 50 e racchiude in sé tutte le parti provinciali e vitali della provincia, come per esempio
l'archivio storico, che poi vedremo, la biblioteca provinciale, e poi abbiamo qui anche la sede della parrocchia più grande della provincia, la parrocchia dell'Immacolata, e abbiamo anche l'ufficio missionario. E parleremo anche di alcuni frati che sono vissuti qui nel convento dell'Immacolata e che sono stati certamente dei confratelli di Padre Pio, ma che hanno avuto anche una conoscenza personale del Santo Confratello stigmatizzato. Di questi confratelli poi vedremo nelle prossime puntate alcuni aspetti peculiari della loro vita e dove hanno vissuto e che cosa hanno svolto durante la loro esistenza. Ora vediamo per esempio alcuni frati che hanno servito la nostra provincia. Chiaramente abbiamo qui il quadro di Padre Agostino da San Marchillamis, tutti quanti sappiamo chi è stato questo personaggio importante della provincia. Poi abbiamo anche Padre Antonino da Santeria Pianisi, questo è stato un grande giurista, è stato ministro provinciale nel 1950, nel dopoguerra. Poi, se mi puoi seguire, vi faccio vedere questo quadro che raffigura Padre Pio da Benevento. Praticamente questo era un frate che all'inizio del Novecento ha ricostituito la provincia religiosa di Foggia dopo che c'era stata la soppressione murattiana. Quindi questo frate ha avuto il grande merito di rifondare la provincia, ha addirittura riscattato anche alcuni conventi, ha ricomprato conventi che erano stati soppressi dal Regno d'Italia. Stando alle notizie storiche, Padre Pio da Pietrelcina, quando è entrato a 16 anni nel noviziato di Morcone, abbia assunto il nome di Pio, perché lui sappiamo il nome di battesimo era Francesco, abbia assunto il nome di Pio proprio in onore e in memoria di Padre Pio da Benevento, perché era ritenuto ed è ancora ritenuto un personaggio illustre della provincia religiosa. E è stato anche il maestro dei novizi nel convento addirittura di Londra. A quei tempi pensare di uscire dalla provincia era praticamente una cosa davvero, davvero difficile, davvero inusuale. E addirittura questo frate è stato anche missionario in India, nella zona centrale dell'India, e ha costruito anche numerose chiese cattoliche. Quindi diciamo che questo Padre Pio da Benevento è stato un personaggio fondamentale per la nostra provincia. Ecco, da Padre Pio da Benevento ci spostiamo qui a questo altro frate importantissimo della provincia, nella vita di Padre Pio, il Padre Benedetto da San Marchillamis, noi sappiamo che è stato il padre spirituale di San Pio da Pietrelcina. E qui, più avanti, abbiamo un altro personaggio illustre della provincia, che è Padre Gabriele da Cerignola, che questo è stato, oltre che ministro provinciale nel 1641, è stato anche l'autore della cronistoria della provincia, quindi ha raccolto tutte le notizie storiche della fondazione della nostra provincia religiosa e anche di tutti i conventi che appartenevano alla nostra provincia. Quindi è una fonte storica autorevole per quanto riguarda la storia della provincia e quindi abbiamo conservate queste cronistorie nel nostro archivio storico provinciale. Allora, infine ti faccio vedere quest'ultimo personaggio perché qui il corridoio è pieno di questi quadri, ci sarebbe da soffermarsi per ogni quadro, per scandagliare un po' tutta la vita di questi frati importanti. Qui abbiamo diciamo così, il famoso Fra Camillo da Santeria Pianisi, che è stato il frate con la barba che conquistò Padre Pio, infatti l'abbiamo scritto qui come didascalia. Quindi grazie
alla conoscenza di questo frate, Padre Pio, diciamo, ha avvertito in sé la vocazione di seguire l'abito di San Francesco nella famiglia dei frati minori cappuccini. E voglio salutarvi con l'ultimo personaggio illustre della provincia, che è Padre Matteo Dagnone, il servo di Dio Matteo Dagnone. Questo è stato uno dei primi ministri provinciali della nostra provincia e quindi è stato un grandissimo predicatore, tant'è vero che abbiamo conservato il fasciculus Mirre nel nostro archivio storico provinciale, dove lui per primo parla dell'assunzione della Beata Maria Vergine prima che fosse stato poi formalizzato come dogma, ed è stato anche un grande esorcista, quindi viene ricordato per questo suo servizio che ha svolto alla Chiesa, e anche lui è stato un uomo che durante la sua esistenza ha camminato, ha calpestato il territorio di tante regioni e quindi è stato molto apprezzato come persona, come frate e come santità di vita. Grazie, grazie Fra Matteo per questa prima illustrazione. Ci racconterà ancora qualcosa di interessante Fra Matteo. Abbiamo cominciato un po' da questo lungo corridoio che ci racconta la storia della provincia attraverso tanti confratelli di Padre Pio, tanti confratelli della provincia religiosa. Ecco, chi tra tutti questi che hai visto un po', hai anche intravisto un aneddoto, un racconto, un ricordo? Ma io ho sentito dire, perché non sono un esperto, Sì. Certo, che probabilmente il Manzoni si sia ispirato alla vicenda di padre Matteo Dagnone, l'ultimo frate perché, che abbiamo sì, visto. perché lui era un giovane, insomma, che in un duello uccise Sì. incidentalmente o comunque senza volontà, uccise un giovane del suo paese e fu perseguitato a morte dal casato di questa vittima. Lui si dovette riparare a Napoli, dove poi questo evento provocò la sua conversione, la sua decisione di diventare frate cappuccino, e poi dopo tanti anni è potuto rientrare nel suo paese e chiese perdono umilmente ai parenti, diciamo, di questo giovane che lui aveva involontariamente ucciso e che è all'origine della sua conversione. Qualcuno afferma che probabilmente il Manzoni abbia avuto qualche notizia su questo fatto e che si sia ispirato lì nel presentare la vicenda dei Promessi Sposi, vero? Sì, ecco, lo vediamo, Fra Matteo Dagnone, e ne approfittiamo, Padre Carlo, prima della pausa, di ricordare anche un altro frate cappuccino che teneva tantissimo a Padre Matteo Dagnone, Padre Cipriano, di Padre felice memoria, Cipriano, c'è che è stato il che sì. è stato il suo vicepostulatore per tanti, tanti anni, Certo. e anche lui esorcista, ha dato, insomma, ha Sì, speso tante energie, certo. parte della sua vita Sì, proprio l'ha dedicata alla causa di Padre Matteo Dagnone. certo. Confratelli di Padre Pio, speciale dedicato alla novena a San Pio da Pietrelcina, siamo con Padre Carlo Laborde, vi stiamo raccontando un po' come nasce questa puntata, di quali frati avremo modo anche di raccontare nel corso di quest'anno. E allora c'è sempre Fra Matteo Lecce, segretario provinciale nonché consigliere provinciale della provincia di Sant'Angelo e Padre Pio, che ci chiede la linea perché vuole raccontarci un altro angolo della curia provinciale e il cuore da cui noi attingiamo le nostre informazioni. Allora lo vedo davanti a una porta, grazie ancora a te, Fra Matteo. Eccoci, ci troviamo adesso a varcare una porta molto importante perché l'accesso non è consentito a nessuno, tranne che naturalmente ai frati responsabili, perché questo è l'archivio storico provinciale, dove abbiamo tutto il materiale storico relativo alla storia della provincia, ma anche e soprattutto alla storia di tutti i frati che hanno fatto parte di questa provincia. Se mi volete seguire, ecco, questa è, diciamo che è un vestibolo, quindi una stanza per consultare i documenti, in maniera tale che
chi viene per chiedere delle notizie storiche ha questo spazio qui per poter leggere e studiare, e mentre questo, ecco, vedete, è proprio l'ingresso dell'archivio provinciale. Chiaramente questo archivio si è formato negli anni. Abbiamo detto, e voglio ricordare, che Padre Pio da Benevento aveva ricostituito la provincia religiosa dei frati, quindi richiamandoli un po' dalle case dopo che c'è stata la soppressione murattiana, riacquistando, riscattando i conventi, quindi aveva fatto il primo gruppo dei frati. E poi qui abbiamo quindi il materiale che si è prodotto e si è conservato negli anni. Certamente non abbiamo il materiale di vecchia memoria, di vecchia data, quando sono nati i Cappuccini e quando è stata fondata la provincia, perché è andato tutto perduto, no? E abbiamo invece dagli inizi del Novecento, quindi da quando è stata ripresa la provincia dopo la soppressione. E qui abbiamo lo schedario personale di ciascun frate, quindi da dopo il 1900. Da anche ricordare che questo archivio provinciale, man mano che si è sviluppato, ha avuto anche diversi luoghi di collocazione, perché la curia provinciale è stata inserita qui nel convento dell'Immacolata subito dopo la costruzione di questo convento negli anni 60, ma precedentemente la curia provinciale era stata anche nell'altro convento che abbiamo noi qui a Foggia, il convento di Sant'Anna. Precedentemente era stata anche nel convento di San Marco la Catola, collocata la curia. Quindi questo per dire che ha avuto diversi passaggi. Molto probabilmente in questi numerosi passaggi forse qualcosa è andata perduta. Forse i responsabili dell'archivio hanno fatto un inventario con un criterio diverso. Il fatto sta che la maggior parte della documentazione personale dei frati la troviamo in questa sezione. Quindi voi potete vedere che ci sono i numeri progressivi, si comincia dal numero 1 e poi, ecco, si finisce più o meno qui 560, ecco, vedete qui, abbiamo dal 560 fino a, ecco, l'ultimo frate archiviato, 591. Il che significa che nella nostra provincia religiosa, dal 1900 in poi, fino ad oggi, quindi in questo lasso di tempo, sono passati 591 frati. Il primo frate, per esempio, numero 1, Padre Clemente Calabrese da Morcone. Vedete, sì, c'è la cartella con tutti i documenti personali. Di questo si conserva, vedete, solo un quaderno chiaramente che ha utilizzato questo frate, e vedete il titolo è Panegirici, quindi significa che questo è un quaderno di omelie, di prediche che prima si facevano quando c'erano le feste dei santi, quindi i frati predicatori che erano bravi nel parlare venivano invitati nelle chiese per tenere le omelie. E mi piace anche ricordare che questi frati, quando venivano invitati dai parroci nelle varie chiese, nelle varie zone della nostra provincia, molte volte suscitavano vocazioni, no? Quindi quando si sono trovati alcuni frati, per esempio, che ne so, a predicare a Monteleone di Puglia, questi paesi dove noi non abbiamo i conventi, hanno suscitato delle vocazioni, come abbiamo avuto il nostro padre Marciano Morra, di felice memoria. Così pure nella provincia di Avellino, tipo un paesino che si chiama Carife, nella zona della Baronia, dell'Irpinia, dove c'è stato purtroppo quel brutto terremoto nell'80, ecco, là pure ci sono stati dei frati che hanno predicato la Quaresima e hanno suscitato delle vocazioni in provincia. Quindi questo per dire che nella nostra provincia abbiamo molti frati che sono nati non in luoghi dove c'erano i conventi, ma anche in tanti altri paesi, quindi il territorio è vastissimo.
c'è tutta la parte della Capitanata di Foggia, c'è tutto il Molise, c'è parte della Campania. Questo schedario in cui sono inventariati e archiviati i nostri confratelli, chiaramente sarà la fonte storica imprescindibile per poter parlare poi nelle prossime puntate di alcuni confratelli che hanno conosciuto Padre Pio. E nel frattempo, visto che ci troviamo qui, che è un'occasione unica, vi faccio vedere anche un altro reparto di questo archivio. Allora, qui ci troviamo nella zona dell'archivio corrente. Praticamente abbiamo diviso la storia degli ultimi 50 anni della provincia, per cui qui vedete abbiamo questi faldoni dove è inventariata, diciamo, la vita della Chiesa, vedete, segreteria di Stato, Sommo Pontefice, le congregazioni, gli altri uffici, la CEI, le chiese locali, perché la nostra provincia è inserita all'interno di 12 diocesi, quindi in tre regioni. Qua abbiamo invece i faldoni che riguardano la vita dell'ordine, quindi il rapporto della provincia con la curia generale, vedete? E poi abbiamo qui invece, ecco, i faldoni che riguardano la vita della provincia. Quindi si comincia dal 1982 con i capitoli provinciali, tutto il materiale raccolto in questi anni, le assemblee provinciali, i capitoli straordinari, le riunioni plenarie, chiamiamole così, della nostra provincia. E poi ecco, qua ci sono invece i faldoni che raccolgono tutto il materiale dei ministri provinciali, quindi i loro protocolli, le loro comunicazioni, le loro lettere circolari a tutti i frati della provincia e tutto quanto riguarda il materiale di segreteria e quindi lo scambio di lettere e di protocolli che ogni provinciale ha avuto nel corso del suo mandato. Poi abbiamo qui invece i faldoni che riguardano tutti i materiali cartacei dei conventi della nostra provincia. Ecco, qua abbiamo la sezione degli uffici della Curia Provinciale e gli uffici così in generale della provincia e qui invece ecco tutti i faldoni che riguardano i conventi della provincia. Si comincia dal convento di Agnone, chiaramente in ordine alfabetico, convento tra l'altro che dal 2007 abbiamo lasciato e non abbiamo più in Alto Molise. Qui abbiamo altri faldoni, sopra ci sono i libri della cronistoria, perché ogni convento ha una propria cronistoria per riportare tutti i fatti principali che avvengono, questo è come tradizione nostra. E poi qui abbiamo la sezione di tutte le parrocchie. Ecco qua, le parrocchie e poi le cappellanie, insomma tutto inventariato. Ecco qua ci sono anche altro materiale. Qua abbiamo inserito in questa sezione pure gli atti della ricognizione canonica di San Pio, quella che c'è stata a San Giovanni Rotondo nel 2009. E qua abbiamo un altro reparto interessante, perché per esempio vi faccio vedere questo. Abbiamo per esempio il libro dei morti, dei frati defunti, quindi qui venivano scritte a mano le circolari dei ministri provinciali e poi, vedete, con la carta carbone veniva spedita la posta. Ecco qua per caso il padre Vittore da Canosa, questo era un frate conosciuto per le sue doti musicali, ha scritto Laudi e Sacre Popolari, un libro
che conteneva i canti popolari e che era di utilizzo in tutti i conventi della provincia. E quindi è stato un grande animatore della provincia a livello musicale. Ecco qua. Poi ci sono i registri delle professioni temporanee. E i registri delle delibere del definitorio. Quindi cosa significa? Che sono dei verbali dei consigli provinciali. Adesso infine ci spostiamo da quest'altra parte e qui abbiamo la parte proprio dell'archivio storico. Quindi qua abbiamo, ecco, abbiamo dei faldoni in cui pure anche qui vengono conservati, vedete, i primi capitoli provinciali del 1906, quello che si è svolto a Tora, il primo dopo che Padre Pio da Benevento, ecco, vedete, ci sono le sue circolari, il carteggio di questo frate importante nella provincia. E poi nella parte superiore di questi scaffali troviamo gli scritti personali di molti frati della provincia. Quindi diciamo che questo archivio, puoi vedere anche, si può vedere da quell'altra parte tutti i faldoni che contengono gli scritti di questi frati. Quindi stavo dicendo, questo archivio conserva molte 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 cose importanti della nostra provincia. E qua, ecco, giusto per darvi un assaggio, ecco, c'è la serie dei manoscritti, quelli proprio lontani nel tempo. E vi faccio vedere, ecco qua, il Fasciculus Mirre di padre Matteo Dagnone. Ecco, questo parliamo proprio alla fine del Cinquecento, parliamo. 1592, vedete? Puoi fare vedete come è scritto in piccolo? Questa è la grafia di padre Matteo Dagnone, 1592. Anche un indice degli argomenti, come è scritto in piccolo, perché all'epoca reperire la carta era difficile, era costoso, per cui bisognava ottimizzare tutti gli spazi per scrivere. Grazie Fra Matteo. Oggi vi abbiamo un po' raccontato un po' di storia, diversi confratelli, e allo stesso tempo poco fa, Padre Carlo, siamo entrati nell'archivio storico. Tu non conoscevi quel lato del convento dell'Immacolata? No, come ha detto Fra Matteo, non è accessibile a chiunque, quindi io non ci sono mai stato e ho visto, diciamo, con piacere, diciamo, questo archivio, dove c'è un lavoro evidentemente molto preciso, puntuale, molto serio di coloro che sono responsabili per classificare, ordinare, conservare tutta questa documentazione che è preziosa per le generazioni future, ma anche per noi riguardo quelle trascorse. Quindi evidentemente è un luogo davvero importante, no? Ecco, ringraziamo i frati per averci dato questa opportunità, i tuoi confratelli, di entrare al responsabile dell'archivio, certo. Fra Pasquale, e che ci hanno dato l'opportunità anche di conoscere più a fondo. Ecco, da quello schedario emergeranno tutti i diversi fatti salienti della vita di un frate che noi poi andremo a prendere in considerazione, come ad esempio la vita di un tuo confratello, un frate cappuccino della provincia religiosa che è scomparso proprio qualche giorno fa e che vogliamo ricordarlo, Fra Camillo Colavita. Vediamo qui alcune delle immagini, di alcuni scatti. Proprio ringraziamo Fra Matteo Lecce che ci ha dato la possibilità anche di ricordare padre Camillo, che è nato a Sant'Elia Pianisi l'11 novembre del 1939, ha vestito l'abito religioso il 15 settembre del 57, professo nel settembre del 58 e professione perpetua nel 61, quindi poi ordinato presbitero
nel 1965. Padre Camillo lo ricordiamo soprattutto per il suo grande amore a Sant'Elia, ma in modo particolare anche alla gioventù francescana, all'OFS della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, di cui è stato anche assistente, anche della stessa gioventù francescana. Lo vediamo ecco in questo stralcio. Ringraziamo la regia che in tempi record, anche il nostro archivio, è riuscito a recuperare alcune immagini di repertorio di Padre Camillo nella sua Sant'Elia a Pianisi, proprio accanto al luogo che custodisce le reliquie, le spoglie mortali di un altro, possiamo dire, santo di Sant'Elia a Pianisi, che porta proprio il nome di padre Camillo. Proprio per questo ecco, ci piaceva anche ricordare lo stesso padre Camillo, dove tutti i suoi atti, tutta la sua documentazione sarà inserita, come è già stata inserita con gli altri confratelli, i tuoi confratelli. Anche tu sei all'interno di quello schedario. Sono schedato. Sei schedato anche tu. Ebbene, da qui ora anche entrare in quella che è la festa di domani, padre Carlo, abbiamo ancora qualche altro minuto e vogliamo ricordare questa importante giornata, ecco, questa commemorazione. Ecco, che cosa significa per la provincia religiosa questo evento, questo momento? Anche perché questa è stata ormai definita come festa della provincia, no? Sì, sono diversi anni che celebriamo in modo anche così solenne la stigmatizzazione di Padre Pio, proprio il 20 settembre. Ecco, di ogni anno vengono confratelli da altre comunità a vivere questo momento di memoria, di ricordo. Non c'è una festa liturgica, nel senso che non c'è una liturgia particolare, però diciamo così, noi ricordiamo questo evento fondamentale, no? La vita di Padre Pio, che ha segnato direi quasi uno spartiacque, perché fino a quel momento Padre Pio era, possiamo dire, sconosciuto, e a partire da quel momento Padre Pio è diventato il frate delle stimmate, e questa nomea, questo nome ha attirato tante persone, tanti prima curiosi, poi ovviamente tanti devoti, tanti fedeli, che è un flusso che possiamo dire continua tuttora. Quindi le stimmate è stato il segno, sappiamo tutto il significato teologico di questo evento, cioè il segno esteriore. Dio ha voluto, come dire, accreditare Padre Pio come perfetto imitatore di Cristo crocifisso, no? E quindi quella crocifissione, quella unione con Cristo che era già venuta nel suo cuore internamente, Dio l'ha voluta manifestare esternamente attraverso questi segni. Ecco, quindi, che Padre Pio all'inizio interpreta come un castigo da parte di Dio, invece Padre Benedetto, da grande direttore spirituale di Padre Pio, cercherà di convincerlo che non si tratta di un castigo, ma piuttosto di una vocazione a corredimere, cioè a collaborare con Cristo attraverso la personale sofferenza alla redenzione dell'umanità, dei fratelli. Ecco, come dice San Paolo, io completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa, quindi la stessa realtà che ha vissuto certamente Padre Pio. Ecco, come vivere anche i fedeli, i figli spirituali, tutti coloro che sono qui a San Giovanni Rotondo, come devono anche vivere questo momento? Questo momento anche intenso di preghiera, sì, e di commemorazione. Ma io penso che questo evento, al di là del fatto storico riguardante Padre Pio, sia un richiamo a ciascuno di noi, no? Alla sequela di Cristo. Gesù stesso dirà: chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. Cioè ogni battezzato, ogni cristiano è chiamato a conformarsi a Cristo crocifisso, no? E quindi Padre Pio ce lo ricorda in un modo direi quasi visibile, queste piaghe, ci ricorda che anche noi dobbiamo essere crocifissi con Cristo, ecco, cioè nel senso di abbracciare la croce che il Signore mette sulle nostre spalle, portarla con amore, saperla offrire, ecco, per la salvezza anche non solo personale ma anche dei fratelli. Quindi è un richiamo a tutti noi a una vita cristiana più autentica e più coerente con la nostra fede. Quindi penso che è un evento che evidentemente ci deve toccare spiritualmente, interiormente, un richiamo alla conversione, a una sequela di Cristo più coerente, più sincera, diciamo. Bene, grazie. Queste immagini che vediamo le
rivivremo proprio domani questa processione che porterà tutti voi confratelli di Padre Pio, voi frati, dal coro della chiesetta di Santa Maria delle Grazie, nella chiesa di Santa Maria, nella chiesa grande, nel santuario, dove si vivrà, ecco, questa commemorazione che comincerà attraverso questo primo momento iniziale, e noi di Tele Radio Padre Pio, di Padre Pio TV, siamo sempre qui a raccontarvi quello che accade. Grazie Padre Carlo, grazie per la tua disponibilità. Grazie. Ringraziamo anche Fran Matteo Lecce da Foggia, che ci ha dato l'opportunità di entrare in alcuni angoli del convento dell'Immacolata importanti. Rivedremo Fran Matteo anche nelle prossime settimane, quando entreremo nel vivo del nostro programma dedicato ai confratelli di Padre Pio. Grazie a voi, grazie Padre Carlo. Grazie a voi, pace bene.